Ciao a tutti youtubers e benvenuti a un nuovo video da parte del team di Portal Games. Io sono Alak e oggi, piccolo youtubers, andremo con un video molto particolare. Questo video, sarà come fare una squadra mezza decente, abbastanza buona, devo essere onesto, solamente con 10.000 crediti. Oggi faremo una squadra della Serie A italiana con un modulo a mio piacimento. Però prima di iniziare il video, sigla. Benissimo, siamo su footbean.com, ragazzi. Questo sito di riferimento ho preso per i prezzi e per vari moduli, giocatori vari, come andremo a vedere. Prendetelo anche voi come esempio perché è molto affidabile, devo essere sincero. Allora, come modulo io ho scelto un 3-4-1-2. Ricordiamo che dobbiamo fare con 10.000 crediti la nostra squadra, quindi dobbiamo dosarci bene i prezzi. In porta mettiamo campionato italiano, Berisha. Perché Berisha? Perché costa 400 crediti su PS4, 550 su Xbox One e su PC 650. È un giocatore abbastanza buono, l'avevo messo anche nei giocatori buggati, attenzione, i buggatoni del video della Serie A dei giocatori buggati, quindi affidabile, buono in porta, non costa tanto, consigliato. Centrali, dobbiamo scegliere tre. Allora, io ho scelto Caldara perché costa 400 su PS4, 450 su Xbox One e 450 su PC. Fa intesa benissimo con Berisha, quindi va bene. Poi invece avevo selezionato Victor Hugo. No, ho scritto male. Victor. Sì. No, Tot. R, ecco Victor, che non lo trovo, quindi lo scrivo solamente Hugo. Eccolo qui. Ah, Vitor, avevo letto una C, non esisteva. Vitor Hugo della Fiorentina, della Viola, perché è molto forte fisicamente, c'è un 76 e costa 600 per PS4, 400 per Xbox e 450 per PC, quindi convenientino. Terzo e ultimo difensore è Bastos della Lazio, perché è molto veloce ed è molto forte fisicamente, diciamo anche un 78 di difesa. Costa pochissimo perché costa 500 per PS4, 550 per Xbox One e 500 per PC. Passiamo al centrocampo, signori. Due centrocampisti centrali, due CM. Avevo selezionato Brozovic. Perché Brozovic? Perché è un 81 oro normale e non costa niente. Ha 80 di dribbling pure. È fortissimo secondo me, per le qualità che ha e per quanto costa, perché costa 850 per PS4, 550 per Xbox One e 1100 per PC. Per essere un centrocampista è uno dei più convenienti. Poi ho scelto anche Gagliardini perché è molto equilibrato, c'è un 78 di overall e c'ha 450 crediti per PS4, costa 500 per Xbox One e 500 per PC. Quindi ottimo, il centrocampo è fatto. Poi abbiamo sulla fascia destra, avevo scelto Berardi perché c'è 85 di velocità, 83 di dribbling, 80 di tiro, raga. I tiri da lontano quest'anno sono buggatissimi, cioè entrano tutti praticamente, quindi tirate con Berardi. 1006 crediti su PS4, 1002 crediti su Xbox One e 1007 su PC costa. Ottimo. Poi esterno sinistro lo stanno usando in tutti, tutti lo stanno usando, Piazza della Juve, perché effettivamente è forte, c'è 84 di velocità, 83 di dribbling,
74 di passaggio sulla fascia, è un ottimo giocatore secondo me, ragazzi, va comprato perché costa 850 su PS4, 750 su Xbox One e 850 su PC. Come si dice da noi, una palata. Poi trequartista avevo scelto Perotti perché anche lui ha un controllo palla allucinante e c'è un 80 di overall, 85 di dribbling e non costa molto, costa 900 per PS4, 850 su Xbox One e 1100 su PC. Puliti, puliti. Attacco abbiamo Mandzukic della Juve, che vabbè lo conosciamo tutti, è forte Mandzukic, ragazzi, c'è poco da fare. Costa 2000 per PS4, 1200 su Xbox One e 1800 su PC. Sull'ultimo attaccante ho avuto qualche difficoltà perché fondamentalmente siamo arrivati a 8550 per PS4, crediti usati, 7000 su Xbox One e 9100 su PC. Per fare felice un po' tutti e tre, PS4, Xbox One e PC, io ho selezionato André Silva del Milan, che è vero, se scrivo solo Silva mi escono l'idea di Dio. Ok, qua infatti come vedete arriviamo a 9550 crediti per PS4, 7750 su Xbox One, quindi su Xbox One potremmo comprare anche qualcuno di più forte, e su PC 10.100, quindi da 10.000, perché costa su PS4 1000, su Xbox One 750 e su PC 1000. Al posto di André Silva, casomai, cioè a me piace molto André Silva, cioè io penso di usare lui, però al posto suo vi faccio vedere chi possiamo mettere. Allora c'è Immobile, che è ottimo, cioè secondo me è uno degli attaccanti più forti che c'è della Serie A, perché c'ha, è equilibratissimo, c'è un 83 di tiro che fa paura. E arriveremo a 12.000 per PS4, però per Xbox One 8.800 e 12.000 per PC, quindi fondamentalmente ci aggiriamo sempre sui 10.000, Vabbè, ma io lascio André Silva perché il mio scopo era, diciamo, fare una squadra con 10.000 crediti. Ci sono riuscito ed è una squadra anche abbastanza, dal mio punto di vista, forte e competitiva. Di sicuro non si ci arriva magari in divisione 1 con questa squadra, però per le prime divisioni con 10.000 crediti, raga, perché all'inizio non è che si hanno tutti questi crediti, questa squadra della Serie A è forte, è veramente forte e discreta. Se ci mette qualche sostituto random, si può tranquillamente giocare tutte le divisioni. Quindi ribadiamo: Berisha in porta, Vitor Hugo, Bastos Scaldare in difesa, Gagliardini e Brozovic, Piazza, Berardi e Perotti in centrocampo, poi attacco André Silva. Ragazzi, io vi sfido a fare che cosa? A commentare qui sotto e dare delle sfide a me. Cioè, per esempio, fare, non lo so, una squadra con tot crediti, questo modulo di questa nazione o di questo campionato o con questi giocatori. Fate voi, ragazzi, io sono qui. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, vi ricordo di commentare e iscrivervi al canale, che è fondamentale, ragazzi. Vi saluto e se ci vede al prossimo video. Ciao a tutti.